Ciao a tutti, benvenuti a un altro episodio di Un caffè in valigeria Ambrosetti. Io sono Paolo e oggi abbiamo ospite Marco Introini. Grazie Marco. Buongiorno Paolo. Buongiorno a te. Marco è un floral designer, fa i più bravi della provincia di Varese, se non il più bravo della provincia di Varese, dai. Il più bravo a livello nazionale. Vabbè, dai. Esagero. Oltre a essere simpatico, è veramente molto creativo e una persona in gamba, soprattutto nel suo ambito lavorativo. Senti, prima di tutto vuoi raccontare come ci conosciamo? Ah sì, diciamo che la conoscenza con Paolo oramai, cioè da qualche anno ci siamo conosciuti sempre nella grande famiglia di Confcommercio, per cui uno dei consiglieri più attivi del gruppo Giovani Imprenditore, sempre sul pezzo. Poi è impossibile non conoscere uno come Paolo, perché è l'individuo credo più social della provincia di Varese, quindi casomai si contano le persone che non conoscono Paolo Ambrosetti. Anche tu non scherzi però. Ho capito, ma io sono un dilettante allo sbaraglio al confronto, per cui fantastico. No, tu sei un vero professionista del mondo social. Grazie infinite. Senti, parlavamo della tua professione floral design, vuoi spiegare che cosa fai di nello specifico? Sì, diciamo che la professione del floral design è stata un po' quella che è la naturale evoluzione della mia professione di fiorista, perché ho avuto il negozio con la mia famiglia per quasi 40 anni. Certo. E poi diciamo che questo è stato un passaggio, è stato un qualcosa in più, il fatto di non aspettare la clientela che viene da te, ma il fatto di andare tu direttamente dal cliente anche per proporre quelli che sono dei servizi un pochino più particolari. La vendita del fiore non intesa come il mazzolino piuttosto che la composizione per l'evento, ma un vero e proprio servizio. Adesso sto lavorando anche sulle pareti vegetali, per cui sono, diciamo, ambiti leggermente fantastico, diversi da quelli che si conoscevano e si affrontavano nella quotidianità di un negozio di fiori. Bene. Senti, tu per lavoro ovviamente hai viaggiato in tutto il mondo, vuoi raccontarmi e raccontare sì. loro qualche cosa in particolare che ti ha colpito all'estero? Sì, diciamo che l'approccio ai fiori è diverso. Noi italiani siamo abituati molto bene, nel senso che abbiamo un ambiente che è esplosivo, che ci regala un sacco di piante, di colori. Più si va verso i paesi nordici, è un approccio completamente diverso, per cui gli stranieri amano i colori, per esempio, molto molto saturi, molto molto mediterranei, perché portano calore certo. nella casa, mentre invece noi italiani siamo più spesso e volentieri più per i colori un pochino più soft. Quando più penso tenere. Ai matrimoni, di solito vengono sempre a chiedere colori abbastanza bianco, chiari, bianco. Raccontami un aneddoto simpatico di quelli che fa morire dal ridere. Beh, uno un po' particolare, diciamo. Io ricordo per esempio un matrimonio fatto credo una decina d'anni fa, dove la sposa arrivava in barca sul lago d'Orta e ci fu un temporale pazzesco. Arrivò praticamente al municipio di Orta lavata come un pulcino, sembrava che l'avessero pucciata nel lago. E cosa abbiamo dovuto fare? Dovremmo ripetere tutto il servizio, no? Pazzesco. Praticamente da capo, quindi rifacendo il bouquet, rifacendo tutto, ma la cosa è andata avanti un mese, per un mese e mezzo continuò a piovere, 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 per cui non si poteva neanche più riprodurre questa decorazione. È un'esperienza un po' traumatica. Triste per la sposa, ma piuttosto buffa per chi come me ci ha dovuto lavorare. Insomma, perfetto. Ecco. Senti Marco, ti lascio la telecamera per 10 secondi e puoi fare quello che vuoi, puoi salutare a casa, puoi lanciare un messaggio, tutto quello che desideri. Intanto il messaggio che mi piace lanciare è: comprate fiori, regalatevi fiori. Poi naturalmente, se ogni tanto vi ricordate anche di me, andate sul mio sito marcointroini.com e fioriperdire.it e vedete quello che faccio. Io vi assicuro che è bravissimo, andate davvero, perché Marco è in gamba. Grazie, grazie. Ora approfitto del caffè. Accomodati. Grazie ancora Paolo. Grazie a te, grazie Marco. A voi.